Tutti adesso però una parentesi interessante, intellettuale, colta, con Lello Savonardo, buongiorno! Buongiorno, ciao Gianni, ciao a tutti! Allora, li ho preparati, sai che noi siamo dei guitti, gentaglia, insomma, che chi segue questo programma è nutamarra, in ignorante, quindi insomma li ho dovuti preparare. Allora Lello, intanto ti ci conosciamo da tanto tempo, vuoi spiegare a loro, a quelli che sono all'ascolto, tu esattamente che fai, chi sei, così cominciamo proprio dal principio, vai. Sì, in realtà io sono docente di comunicazione all'Università Federico II di Napoli, da sempre mi occupo di sociologia della musica, di culture giovanili e sono anche un musicista, questo diciamo mi ha aiutato ad approfondire anche sociologicamente il fenomeno della popular music, ecco. Quindi questo nell'essenza. Allora diciamo, tu questo pomeriggio, anzi prima serata alle 18 presso la Feltrinelli, quella famosa, no, di via Santa Caterina a Chiaia, presenti il tuo nuovo lavoro che è Pop Music, Media e Culture Giovanili. Dalla Beat Revolution alla Beat nel senso beat da computer, no? Generation. Con la postfazione di Luciano Ligabue. Sì, Umaron, realtà, diciamo, Umaro, se diciamo lo sapevo che... non ti chiamavo, io sono per Vasco Rossi, ma come ti ho chiamato? Ma devo dire che Vasco è un grandissimo artista, non credo che si possano contrapporre Ligabue e Vasco Rossi, perché hanno diciamo due dimensioni artistiche e creative diverse, rispettabili entrambe, ma sicuramente con la fortuna che diciamo di aver incontrato Luciano Ligabue anche ad un convegno che ho realizzato all'Università Federico II sui linguaggi della creatività, mi ha portato poi in qualche modo a chiedergli la postfazione del libro, lui ha accettato e sono felice di questo, perché chiaramente il libro è sulla popular music, cioè sulla musica che in qualche modo accompagna le nostre storie, racconta le nostre emozioni, e gli artisti sono da sempre in qualche modo testimoni delle nostre narrazioni sonore e della nostra vita quotidiana. Per cui diciamo avere un artista che fa una postfazione di un libro scientifico mi sembrava pertinente per creare un ponte tra l'accademia e chi si occupa di musica al di là dell'accademia. Ma io ero una battuta, figurati, insomma, senti, due domande, no? Allora, dalla Beat, dico così per far capire meglio, Revolution alla Beat Generation, ma stavamo meglio prima, alla fine chi vince? Quelli della Beat Revolution? No, nel senso chi vince in quanto a creatività, eccetera, eccetera. Ma ecco, credo che le tecnologie sono sempre uno strumento che accompagna poi i processi sociali, culturali e creativi. La Beat Revolution, quella degli anni 60, 50, 60, 70, in qualche modo si esprimeva attraverso i media tradizionali, anzi l'avvento dei mass media ha determinato le culture giovanili così come le conosciamo oggi, ma oggi le tecnologie digitali, i social media, i new media in qualche modo favoriscono nuovi processi creativi, i giovani socializzano, comunicano, in qualche modo diffondono le proprie idee e la propria creatività attraverso le tecnologie digitali. Allora, guarda, non c'è un giusto o uno sbagliato, un buono e un cattivo. Allora, gli strumenti sono uno strumento. Ti fermo perché a questo proposito ti faccio sentire un minuto e mezzo di un prodotto, secondo me, no? Della Beat con la I Generation, cioè un prodotto, secondo me, creativo, a me piace moltissimo, che è nato proprio grazie a quello che di cui parlavi tu, no? Insomma, a questa evoluzione, allo strumento che oggi è, eccetera. Ascoltalo e voglio la tua opinione. Ti dico subito che quando passo questo pezzo arrivano dei messaggi orrendi per questo pezzo. È una cagata, che vergogna. Invece io sto lì a spiegare l'importanza della cameretta di questo guaglione e quindi dei suoi strumenti digitali, come appunto dicevi tu, per realizzare quella che secondo me invece è un'idea fortissima. Ascoltiamolo insieme, vai! Ok. Gop San Martin, na birre nu panin, o sabedesse, mamma mia che guaglione. Gop San Martin, Gop San Martin, Gop San Martin, Gop San Martin. All'ombra ro castiel, c'è fu mamma nu spinil. In do barra la piazzetta, ci facimmo un chicchet. Un goppo San Martino, un goppo San Martino, yeah. Un goppo San Martino, un goppo San Martino,
Gop San Martino, o sabato sera, stiamo tutto quanto, a non so belvedere, con zaino gop a spallo, gop a sta panchina, quando mi cappallo stiamo sempre a San Martino. Gop San Martino, o sabato sera, stiamo tutto quanto, a non so belvedere, con zaino gop a spallo, gop a sta panchina, quando mi cappallo stiamo sempre a San Martino. Gop San Martino, sta sempre un compleanno. Torte e candelina. Ecco, Lello. Sì. Allora, questo ragazzo, cioè, stonato anche, no? Un po' calante, no? Come si dice. Come Vasco. Ma guarda, non hai detto una cosa, non hai detto. No, infatti, ma anche Battisti, cioè ci sono stati tanti artisti stonati, calanti, però che hanno trasmesso emozioni perché sono sinceri, veri, credibili, come questo ragazzo. Questo ragazzo racconta la sua storia e lo fa attraverso tecnologie digitali che oggi permettono dalla propria casa, dal proprio studio, dalla propria scrivania, di costruire attraverso tecnologie accessibili un proprio percorso sonoro, ecco, di narrazione perché, del sé, scusa, attraverso la musica. Ma perché la gente poi fa fatica a pensare che probabilmente la musica poi è un'altra cosa? Perché è questo il muro che cerco di abbattere ogni mattina con loro, no? Dico, guardate, questo qua è andato nella sua stanzetta, ha avuto questa idea, secondo me, anche genialoide, no? Per certi aspetti, c'è un riff accattivante in Coppa San Martino. Perché la gente poi non capisce che questa non è musica, non è che lui vuole fare il nuovo De Gregori? In realtà devo dirti che poi nascono così anche nuovi De Gregori, cioè pensa soltanto che Rocco Hunt è partito con una cosa del genere, cioè ha realizzato con le tecnologie accessibili a tutti delle sue prime canzoni, le ha messe online sui siti, sui social media e è stato notato. Quando è stato notato da un manager che poi in qualche modo l'ha proposto a Sanremo, ma inizialmente è partito con la possibilità che le tecnologie digitali stanno dando alle nuove generazioni di esprimersi, di dire la propria. Poi se sei emozionante, se sei in grado di comunicare agli altri, se gli altri si riconoscono nelle tue emozioni, questo fa scattare un meccanismo. Non è necessario passare per i talent, si può partire dal basso e questo è un aspetto importante dei poeti urbani. I nuovi poeti urbani della Beat Generation sono proprio i rapper, sono questi rapper che raccontano se stessi attraverso le proprie emozioni e il vissuto quotidiano, nuovi modi anche di esprimere la musica. Vasco Rossi è un esempio straordinario di come la musica possa essere aggregante, socializzante e soprattutto abbattere tutti i confini, perché al concerto di Vasco Rossi, nei 230.000 utenti del concerto, c'erano comunisti, ex democristiani, leghisti del sud, del nord, Lello, ed è meraviglioso che la musica unisca. Lello, grazie. Allora, questa sera ore 18 alla Feltrinelli, presentazione di Pop Music, Media e Culture Giovanili, sì. Un sacco di nomi importanti, tra cui segnalo il nostro amico Gaetano Manfredi, che è il magnifico rettore dell'Università Federico II, mai la smetterò di dire, una delle menti più aperte che abbia mai avuto la Federico II. Concordo, sia. Ecco, concordo. Allora, chiudiamo dicendo, è un bene o è un male la Beat Generation, cioè l'avvento di queste tecnologie, velocissimo, bene o male? Dipende da noi. Siamo noi che costruiamo il nostro percorso di vita attraverso le tecnologie che ci sono di fronte. Bene. Dobbiamo abbattere le patologie. E io dico di più, Vagliù, continuate, non lasciatevi condizionare, inibire da quello che vi commentano su Facebook, perché quando c'è creatività, quando uno si sveglia una mattina e mette su anche una robaccia, ma che sia creativa, è un buon segnale per voi, per il vostro futuro, ma anche per il nostro futuro, perché sarete gli uomini di domani. È meglio avere degli uomini creativi che dei rimbambiti o purtroppo che devono essere gli schiavi del lavoro, degli orari. Sì, d'accordo, ci parlate bella. Grazie, concordo, Lello. Vi aspetto alla Feltrinelli alle 18 e anche chiaramente spero che di vedere te, perché mi fa molto piacere che tu venga. Grazie, Lello. Noi torniamo tra poco perché c'è